Stiamo affrontando tanti temi in questo. Stiamo affrontando tanti temi e ehm, vorrei sottolineare una cosa. Adesso noi avremo un compito difficilissimo perché parleremo di economia. Molti sanno che l'economia molte volte è definita la triste scienza o La scienza triste, eh, perché annuncia sempre grandi disastri, poi magari le cose vanno anche meglio. E dopo una presentazione di questo genere sarà difficilissimo capovolgere un po' questa cosa. Però il tema è rock. Adesso vediamo anche noi di essere eh, diciamo positivi e non negativi, e quindi di cercare di stare un pochino all'altezza diciamo almeno dal punto di vista della sensazione di quello che è stata la presentazione bellissima a cui abbiamo assistito eh, fino adesso questa presentazione eh, rock noi non saremo molto rock ma insomma cerchiamo di non essere almeno noiosi eh, io allora le passo la grazie, palla le passo grazie, le Così Grazie, nostri perfetto, invitiamo subito a salire sul palco Alessandro Terzulli, chief economist di SACE, Laura Dallavecchia sarà in collegamento, presidente di Polidoro SBA e Confindustria Vicenza, ecco Alessandro, e Emilio Rossi signor advisor di Oxford Economics, e direttore dell'osservatorio del terziario di Manager Italia e Alberto Melotti responsabile della direzione territoriale Verona e Nordeste di Banco BPM. Prego, buongiorno a tutti, accomodatevi pure, perfetto, eh, io cerco di non accomodarvi altrimenti non riesco neanche a seguirvi. Allora, come vedete il tema è il sistema italiano della competizione internazionale. Ora eh, entriamo subito a piedi pari in, questa, in, questa, in questo argomento. Eh, Prima io credo che valga la pena di mettere in connessione tutto quello che abbiamo visto in questi due giorni, poi le persone che ci sono in sala oggi magari non c'erano ieri eh, o l'altro ieri, però eh, facciamo questa cucitura. Eh, noi oggi parliamo di quello che sta accadendo sotto un profilo economico e quali sono lì, eh, le, le conseguenze per quanto riguarda <coughs> scusate, le imprese, le persone, tutti noi. Eh, ma noi stiamo assistendo anche a un cambiamento formidabile perché tutte eh, le sessioni che noi abbiamo seguito fino adesso eh, hanno, eh, hanno eh, analizzato quelli che sono. Gli effetti del grande conflitto che stiamo vedendo purtroppo in Europa, ma anche di tante altre situazioni di cambiamento rivoluzionario. Non era solamente questa che abbiamo visto la rivoluzione, abbiamo già seguito quello che è la rivoluzione nei vaccini, per esempio, poco fa. Ehm, ma abbiamo seguito ieri la, gli effetti della rivoluzione tecnologica. Poi, naturalmente, c'è in atto una rivoluzione energetica: dobbiamo passare rapidamente dai fossili alle rinnovabili. E poi c'è la rivoluzione nell'affrontare le questioni climatiche, certo dipende da, anche dall'energia, ma anche anche questa è una rivoluzione, dobbiamo cambiare tantissime cose. Quindi, siamo in un'epoca veramente di cambiamento rivoluzionario. Bene, cerchiamo di capire adesso con i nostri eh, ospiti che cosa sta succedendo sotto un profilo più generale economico, e abbiamo già visto nella prima sessione: qualcuno forse di voi c'era, quella sugli effetti. Eh, diciamo della, eh, della, di, del conflitto, perché oggi è questo che sta determinando molti, molti cambiamenti e l'abbiamo sentito anche nella sessione agricola: eh, qual è l'impatto sulla geoeconomia geopolitica? Adesso ci, ci, ci concentriamo. Non sulla geopolitica che abbiamo affrontato all'inizio, ma sulla geoeconomia, vale a dire l'impatto sull'economia in generale e in particolare per quanto riguarda l'economia italiana. Ora, qual è la situazione? Lo sentiamo subito da una prima analisi di Emilio Rossi di Oxford Economics e poi seguiremo con gli altri interventi. Prego Emilio. Grazie Enrico, grazie per, per l'invito al Business Review e al GEA. Mi fa piacere vedere che molti giovani sono rimasti, devo dire. Dopo la presentazione che c'è stata stamattina su cibo e prosecco, poi la presentazione pop, subito quella precedente alla nostra, veramente vedere che siete rimasti anche per la parte di analisi economica, eh, insomma, incoraggiante. Fa molto piacere, vi ringrazio per essere rimasti. Passiamo a quella che era la domanda di, di Enrico. Eh, sì, io non ho fatto una domanda, scusami Emilio, ma il sì, tuo ma compito è quello di tracciare di diciamo, il quadro generale. Sì, sì. Che, perfetto, certo, grazie. Certo, certo. Allora, qual è la situazione oggi? La situazione oggi a livello mondiale, a livello globale, a livello di economie, soprattutto a livello di economie avanzate all'interno del quale poi si posiziona l'Italia, quindi parliamo soprattutto di questo, ma è un, comunque un discorso applicabile a livello globale. La prima considerazione da fare è che siamo di fronte a una situazione quasi senza precedenti. Cioè, diciamo che la eh, la difficoltà della situazione attuale potrebbe forse essere comparata soltanto con quelle delle guerre mondiali che si sono sviluppate nel 1900: no? la prima guerra mondiale, che poi è stata seguita anche lì da una pandemia, quella spagnola che è stata molto pervasiva, anche quella non c'erano neanche i vaccini. Quindi, particolarmente complessa la situazione. E, e la stessa cosa, forse la stessa, anzi, sicuramente una difficoltà molto importante anche nel periodo del post-seconda post guerra mondiale. Eh, qual è la caratteristica fondamentale di quello, della situazione nella quale ci troviamo oggi? È eh? quella che, si che possiamo definire la complessità della situazione, complessità come termine mutuato da, eh, dalla scienza della fisica, no? dalla scienza fisica. Sapete probabilmente che nel 2011 un italiano, Parisi, ha vinto il Nobel proprio per l'analisi dei sistemi complessi. Ecco, in qualche modo noi comunisti possiamo oggi descrivere la situazione dell'economia come un sistema complesso. In che senso? Nel senso che eh, mh, la situazione è definita da tutta una serie di fattori. Possiamo pensare all'inflazione, possiamo pensare alle problematiche del debito, possiamo pensare alle problematiche di tipo geopolitico, possiamo pensare a quello che è la problematica di tipo ehm, agroalimentare di cui si è parlato due sessioni, un paio di sessioni precedenti alla nostra. C'è la questione della normalizzazione della politica monetaria perché dopo un decennio dalla... Eh, dalla crisi finanziaria del 2008-2009 era necessario rientrare da quelle che erano state le politiche monetarie molto espansive, ultra espansive, quelle note come quantitative easing eh, e soprattutto direi che c'era anche l'avvio la, eh, di quella che è la transizione energetica che di per sé è già un grosso eh, problema complesso perché richiede non solo la transizione energetica ma richiede una eh, transizione dell'intero sistema produttivo sia da parte delle imprese che da parte dei consumatori, quindi anche del sistema di consumo, del modo in cui poi si va a utilizzare i prodotti che vengono, i servizi che vengono eh, prodotti eh, dal sistema imprenditoriale. Quindi questo era il quadro nel quale ci si muoveva eh, già precedentemente, cioè questi, questi molti di questi temi erano già presenti prima della, eh, della pandemia ma diciamo individualmente, quindi ognuno di questi problemi era un problema complicato da risolvere. Oggi invece in che situazione ci troviamo? Dopo questi due cigni neri no, della pandemia pervasiva per un anno e mezzo, forse due, eh, speriamo che si fermi lì, ehm, e la, la guerra poi che è scoppiata inaspettatamente a febbraio. Eh, mi sentite meglio? Sì, spero. Eh, quindi dicevo, con questi due cigni neri, ognuno di questi elementi eh, diciamo, è diventato non solo più complicato, ma le interazioni tra questi eh, elementi è diventata molto più significativa, anche dal punto di vista dimensionale, e ha com comportato la necessità di ehm, anche fare delle scelte nel breve termine, per risolvere i problemi generati dalla pandemia, per risolvere i problemi generati dalla, dalla guerra, i problemi economici. Eh, diciamo che le, le, per, per, le, le scelte sono diventate eh, più complesse nel senso che l'interazione tra i vari fattori è diventata di una dimensione molto più importante e c'era la necessità di, e c'è ancora oggi, ed è il dilemma nel quale davanti, davanti al quale ci troviamo: di scegliere tra soluzioni che risolvono le problematiche nel breve termine rispetto a quelle del lungo termine. Faccio un esempio per uscire un po' dal, dal discorso generico: transizione energetica, eh, dipendenza dal gas russo penso conosciate no? come, come tipologia di problematica è molto nota, il 40% della, eh, del consumo di gas era di provenienza russa e quindi c'è la necessità di sopperire in tempi molto brevi alla mancanza di questa o comunque alla riduzione importante di questo flusso di gas. Ecco, le politiche che, servono, eh, che possono servire nel breve termine a sopperire a questa Mancanza di gas russo diciamo, comportano rinviare nel tempo, in qualche misura, eh, proprio nell'immediato, quello che era invece l'idea della transizione verde, perché l'idea era di uscire, dal, eh, di fare tutto un programma pluriennale che portasse fuori dall'utilizzo delle fonti fossili. Invece, nell'immediato, per sostituire il gas russo, occorre, e questo sta succedendo, utilizzare anche. Eh, fonti come il carbone, si è dovuto eh, in qualche modo, l'abbiamo visto in Germania ma anche in Italia, alcune eh, no, centrali che operavano a carbone eh, sono state non più chiuse e eh, tenute in azione o addirittura qualcuna ha riavviato, quindi ha riavviato le operazioni. Quindi ehm, in questo senso c'è un chiaro trade-off no, tra la scelta di breve termine che è quella di dovere. No, colmare un gap e quella invece di lungo termine Adesso, rispetto a quella di lungo termine ci troviamo che comunque avremo no, un, eh, un impulso da questa situazione perché nel giro di un anno o due riusciremo a far aumentare la componente anche di rinnovabile sta già aumentando ma eh, c'è questa scelta da fare tra breve e lungo termine quindi questo sistema complesso che tutti questi fattori, non solo con la transizione energetica, ma appunto come dicevo, l'inflazione, so, la bassa crescita, eh, la normalizzazione della politica monetaria, il rientro dal debito, sono tutte questioni eh, ecco che. Eh, in questa situazione complessa, tu adesso stai citando effettivamente eh, inflazione e bassa crescita, perché sono questi gli elementi che in questo momento stanno eh, emergendo come eh, il futuro a breve e medio termine, ossia che avremo meno crescita e più inflazione. È così? Ci puoi dare qualche dettaglio su questo? Sì, allora intanto direi prima di tutto che vorrei dare ancora una un minimo di ottimismo, nel senso che certo c'è questa situazione complessa, eh, andiamo verso un periodo per i prossimi trimestri a bassissima crescita e probabilmente anche eh, in una quasi sicuramente in una recessione nei prossimi due trimestri a livello globale, soprattutto per alcune aree del, dell'economia avanzata, Stati Uniti, anche in Europa. Eh, però qual è il messaggio invece di ottimismo? Perché se, se noi pensiamo alla gravità dei due cigni neri No? Che, che ci siamo trovati, eh, ripeto pandemia e guerra, in un momento in cui si partiva per la transizione energetica. Ecco. Il, il sistema economico sostanzialmente ha retto, cioè, ha avuto un momento di crisi tremenda allo scoppio della pandemia. Ma abbiamo scoperto che in realtà il sistema economico, per come è stato strutturato negli decenni, più o meno volontariamente, di fatto è stato in grado di operare quel rimbalzo che eh, speravamo ci sarebbe stato e effettivamente si è verificato. Quindi questo elemento di resilienza già insito nel sistema è sicuramente da tenere presente. No? E per cui cosa succederà? Allora, vabbè, abbiamo detto, nel brevissimo termine ci possiamo aspettare una piccola recessione, diciamo, eh, a seconda dei vari paesi. Una recessione, speriamo, breve, comunque... Ce l'aspettiamo e c'è un consenso su questo che sia di, eh, anche con, come numeri contenuti di, di tipo recessivo. Dopodiché qual è la, più che la speranza è una cosa che ha meno di nuovi cigni neri, eh, perché poi bisogna stare sempre attenti quando si fa le previsioni, conta sempre partire da quelle che sono le ipotesi che stanno dietro le previsioni. L'ipotesi pre, di base che sta dietro le previsioni nel medio lungo termine è che non ci siano di nuovo dei cigni neri di questa portata. Quindi una situazione abbastanza stabile, possiamo dire che ritorneremo molto probabilmente sui livelli di crescita che avevamo prima della pandemia, nei due decenni precedenti, che sono comunque tassi di crescita abbastanza ridotti, ma con la consapevolezza e quindi con, con la possibilità anche di programmare meglio no, le, la crescita, la consapevolezza di, di essere in grado... Di far fronte a certi, a certi eventi. L'elemento fondamentale, secondo me, la lezione che dobbiamo prendere da quello che è successo, è che occorre gestire il rischio in maniera diversa. Cioè, I sistemi. Eh, le istituzioni governative, eh, le imprese, ne abbiamo sentite alcune che, si sono già, che hanno già operato nella, nella direzione della di creazione di imprese resilienti, ecco, il risk management è un'area nella quale in generale occorre eh, migliorare, occorre trovare metodologie eh, e consapevolezza dell'importanza di, di, di questo fattore. Ecco, questa è la lezione più importante. Ecco, grazie Emilio. Ti interrompo velocemente qui perché abbiamo in collegamento eh, la dottoressa Dalla Vecchia, presidente di Polidoro, come dicevo, e di Confindustria Vicenza. Vedi, ecco, l'abbiamo qui. Buongiorno, grazie per essere eh, con noi. Abbiamo sentito da Emilio Rossi eh, una prospettiva, diciamo, Ancora senza qualche. Magari dopo ci eh, vedremo qualche numero specifico eh, di cosa vuol dire qualche trimestre di recessione, cosa vuol dire più, più inflazione. Quello che è chiaro è che la guerra, la pandemia, prima la pandemia e poi la guerra hanno provocato mh, un po' di problemi a livello sia italiano che internazionale. Oggi la nostra tavola rotonda si chiama l'Italia, il sistema Italia nella competizione internazionale. Ecco allora le volevo chiedere dal suo punto di vista, sia di imprenditrice sia appunto di Presidente di. Importante istituzione come Confindustria Vicenza, eh, quali sono gli elementi fondamentali che le imprese come la sua, o le imprese del territorio, o le imprese italiane stanno affrontando, diciamo nel bene e nel male quelli, quelli che sono diciamo i principali problemi e ostacoli e quelli che sono invece eventuali opportunità. Eh, innanzitutto eh, saluto tutti e vi ringrazio per questo invito. E molto interessanti anche gli interventi precedenti direi anche entusiasmanti e adesso parliamo di, eh, di economia e appunto il dottor Rossi che mi ha preceduta ha già spiegato che ci sono molti elementi di incertezza in questo momento che rendono veramente difficile per chi fa impresa riuscire a fare delle previsioni e la cosa difficile è proprio questa riuscire a fare delle scelte noi a scuola ci insegnavano a fare business plan a due o tre anni, anzi, è sempre stata una cosa su cui ci siamo misurati. Chi era più bravo a pianificare di solito riusciva a ottenere risultati economici migliori anche a livello di impresa, di formazione, introduzione di eh, collaboratori. Abbiamo parlato negli anni scorsi di abbiamo parlato tanto di formazione all'interno delle aziende, di accademia, insomma. Tutto questo era possibile perché riuscivi ad avere una visione, diciamo, in avanti, non dico certa, ma insomma, mh, non c'erano elementi diversi da valutare oltre il successo del tuo prodotto, la, la bontà del tuo prodotto, la sostenibilità dei costi, insomma, elementi che avevamo imparato a gestire bene. Adesso, la situazione è, è più incerta non tanto perché i risultati sul breve siano cattivi, anzi, devo dire che le nostre aziende, sia nell'anno scorso che nell'anno in corso, chiuderanno con dei risultati discretamente buoni. Molti, molte aziende. Dipende un po' dal settore, però alcuni settori addirittura stanno migliorando, mentre ci sono alcuni settori che soffrono, soprattutto chi non è riuscito a a rinnovare un po i prodotti eh, sta vivendo pesantemente questa situazione però qual, qual è il punto il punto è che noi abbiamo sviluppato un'economia basata sull'innovazione sul rapporto con le aziende tedesche ricordiamoci che molti dei molte aziende del nord est Molte aziende italiane hanno un rapporto diretto di fornitura con le aziende tedesche aziende, e, e perciò tutti i problemi che vive la Germania in qualche maniera ri, ri, ricadono anche sulle nostre aziende. Adesso questa diciamo, situazione di incertezza nei confronti del gas, l'abbiamo detto prima, la volontà di, 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 di effettuare la transizione energetica ma parallelamente la necessità di ricorrere alle energie tradizionali, vi rendete conto che rende le cose molto difficili, le linee di sviluppo, la ricerca all'interno delle nostre aziende si è spinta verso le rinnovabili, ma eh, si è spinta anche a parlare di temi molto innovativi, ricordiamo ad esempio quanto è attuale il discorso dell'utilizzo dell'idrogeno come alternativa al gas, per esempio, ma parallelamente le produzioni continuano a lavorare. Nella direzione di eh, sostenere l'industria tradizionale perché non riusciamo a fare la transizione energetica nei tempi che ci eravamo dati. Ma questo rende sempre più complicato fare previsioni e riuscire a far convivere la ricerca verso quello che abbiamo pensato essere un futuro, le alternative alle, ai combustibili fossili, le alternative all'energia tradizionale, ricordiamoci anche. Non solo il settore del gas inteso come riscaldamento, ma l'automotive stessa sta vivendo un una grandissima trasformazione verso l'elettrico. Parallelamente a questo però eh, ti rendi conto che non puoi più viaggiare come prima. Quindi eh, non sai se eh, i mercati su cui hai costruito le strategie fino ad adesso o le relazioni economiche fino ad adesso continuano a essere mercati in cui scommettere. I clienti stessi che abbiamo ho citato i tedeschi non sappiamo bene come reagiranno a questa transizione energetica. L'auto elettrica è parsa essere il futuro fino, fino ad adesso. Adesso si sta cominciando a dire che forse sarà librido, una soluzione un po' più forse, forse gestibile. Eh, io conosco gente che ha comprato bellissime auto elettriche, anche costosissime, e che le ha messe in vendita perché si rende conto che non è Così semplice passare eh, da un'auto a motore endotermico a un'auto elettrica semplicemente perché la nostra vita non ce lo concede, non ti è concesso di non avere un minimo di riserva di combustibile eh, per essere un po' indipendente. Ecco, tutte queste cose che sono, sto, sto, sto mettendo insieme, esperienze di vita vissuta più la necessità di un'azienda di pianificare. Provate a immaginare un'azienda che lavora nel settore dell'automotive o del riscaldamento come fa a eh, essere sicura degli investimenti da portare avanti quando da un lato ti viene richiesto di continuare a, a produrre per l'economia tradizionale, ed è per questo che, che le aziende stanno andando benone in questi anni, la ricerca ti spinge a investire tempo, risorse, denaro, a studiare soluzioni verso la transizione energetica, più verso le rinnovabili, le lo sfruttamento dell'energia elettrica. Però quella, eh, quella spinta verso l'innovazione e anche un po' diciamo, diciamo, gli investimenti più che altro possono essere frenati o, o ci possono essere dei timori proprio perché non sai nemmeno se fra sei mesi eh, continueremo ad avere delle forniture eh, di gas eh, normali, non sai se la gente che lavora nell'automotive continuerà ad avere un lavoro, continuerà ad essere effettivamente eh, sostenuto quel settore, perché le abitudini stanno cambiando e le persone mano a mano si rendono conto delle difficoltà che ci sono nel, nel cercare di andare verso tecnologie completamente nuove quando la tua vita è modulata ed è organizzata per, eh, secondo abitudini che abbiamo avuto fino ad adesso. Oltre a questo, le aziende del nostro territorio hanno reagito alla crisi del 2008-2009, lo sappiamo, internazionalizzando. A quel tempo il mercato interno ha subito un, un forte arresto e noi imprenditori abbiamo cominciato a girare il mondo proprio letteralmente con la valigetta. Basta vedere che sviluppo ha avuto l'aeroporto di Venezia o di Verona. Sono cresciuti tantissimi, sono diventati tra gli scali aeroportuali più importanti d'Italia e non è stato solo il turismo, è stato anche il il business, i viaggi legati al business. I nostri imprenditori, i nostri tecnici, i nostri dipendenti hanno girato tutto il mondo. Se, se, scendendo dall'aereo a Venezia sentivi solo gente che ti diceva ah, sono tornato dalla Cina, sono tornato dal Brasile, adesso domani vado in Romania. Era una cosa incredibile prima della pandemia. Ebbene, cosa sarà di questo mondo? Perché adesso molti di noi oltre a esportare e a costruire relazioni internazionali magari hanno anche aperto delle piccole realtà produttive magari anch'io stessa ho aperto in Cina per esempio non grande, è una cosa molto più piccola dell'azienda che abbiamo in Italia abbiamo un'operazione in Turchia ma come me moltissimi imprenditori del nord est ebbene come si fa a continuare a investire in Cina quando sono tre anni che non si viaggia e soprattutto come facciamo a dire, ma non so, adesso... Eh, c'è un problema di collegamento. Come facciamo? Ecco, è proprio mi sentite? Sì, adesso la sentiamo, sì, c'è stato un piccolo. Grazie. Eh, non so se avete sentito l'ultimo passaggio, il ma volevo nostro... dire proprio che l'incertezza economica, l'incertezza geopolitica, il fatto di non sapere proprio che situazione mh, mh, potrà esserci eh, nei nostri mercati di sbocco, ho citato la Cina, ho citato la Turchia, ma gli Stati Uniti stessi, la Germania, che sono le nazioni con cui l'Italia ha costruito le, le relazioni economiche più forti. Questa incertezza ti impedisce di essere deciso nella, nel lanciare o nel sostenere una strategia di sviluppo benché oggigiorno i numeri dei bilanci siano tutto sommato positivi. È proprio l'incertezza che ci spinge a frenare. E anche i giovani che io vedo, giovani che vengono a lavorare con, con tanto entusiasmo, neolaureati, vengono dalla scuola, vengono dall'università hanno studiato delle metodologie che sono ansiosi di mettere, di mettere in atto, cercare di partecipare a un progetto di sviluppo o di apertura di una nuova linea, seguendo i metodi magari del project management che ti hanno insegnato all'università, è una cosa entusiasmante, ma ti trovi dall'altra parte un imprenditore che magari continua a dire, beh un attimo, freniamo un attimo perché non riusciamo a capire. Se in Cina potremo continuare a lavorare, se negli Stati Uniti, magari mercato di sbocco, ci sarà recessione, continuiamo a investire o freniamo? E questo effetto, quindi, si ripercuote anche tra i lavoratori, tra i dipendenti stessi. È un momento molto stressante, molto difficile. È diventato proprio difficile lavorare e gestire tutti questi start and stop, e, e riuscire ad avere una lucidità e, e il coraggio. Proprio per, per continuare a lanciare nuovi investimenti importanti come ci eravamo abituati a fare negli anni scorsi, eh, grazie soprattutto al 4.0. Il 4.0, gli incentivi al 4.0, ci, ci, ci hanno veramente spinti a investire molto ed è per questo che abbiamo saputo reagire. Ma adesso, a parte che non ci sono più gli incentivi, anche se ci fossero, credo che sarebbe più difficile per tutti prendere delle decisioni. Vista l'incertezza dei mercati, vista l'incertezza sui prodotti, perché non c'è incertezza sui mercati, perché non sappiamo nemmeno il conflitto che sviluppi avrà, e c'è incertezza sui prodotti, perché la transizione energetica ti porta a rivedere tutta la gamma, ma parallelamente la mette anche in discussione. Abbiamo sviluppato per 15 anni l'idrogeno, adesso l'idrogeno è messo in discussione, andiamo tutto verso l'elettrico. L'elettrico è un grande question mark perché tutta la componentistica viene dal farist. Noi dobbiamo essere in grado non solo di installare apparecchiature elettriche, usarle, cambiare le abitudini del consumatore, ma dobbiamo essere in grado anche di... Ehm, realizzare una transizione nelle nostre produzioni dobbiamo sviluppare in Italia in Europa i prodotti che andremo ad utilizzare ecco questa è una grande scommessa ecco, la, 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 la ringrazio di queste indicazioni chiaramente ci sono moltissimi punti problematici soprattutto in un momento come questo ma insomma sono più di lungo periodo ma ci sono anche delle opportunità quindi le incertezze sì. abbiamo capito che sono molto forti e quindi condizionano e molto brevemente le chiederei di indicare quali sono in questo momento o in prospettiva le opportunità che lei vede. Beh, opportunità ce ne sono sempre. Per la transizione, qua, eh, la, sì, la transizione eh, energetica è la prima delle grandi opportunità. Mette in discussione quello che facciamo, quello abbiamo fatto fino ad oggi, ma ci spinge anche ad innovare e ci mostra una via. Quindi in questo senso. Voglio dare anche una, un po' un segnale di ottimismo. Può essere anche che, se ce la giochiamo bene, sia un'opportunità di, di ulteriore crescita. E poi prima c'è stato il dottore che ha, parlato, che ha fatto l'intervento prima di noi, che ha detto: me l'ero segnato: l'entusiasmo è passare da un fallimento a un altro senza mai perdere la fiducia del futuro. e Che trovo che sia una bellissima frase che dobbiamo ripeterci e tenere presente anche, proprio per affrontare il. Tutte queste difficoltà e incertezze su cosa succederà nei prossimi mesi. Bene. In ogni modo l'anno si sta chiudendo bene nei primi sei mesi dell'anno prossimo mi sento di dire che non saranno così male questo è la mia il mio ecco raccogliamo rischio. questo spunto di ottimismo per andare adesso oltre, la ringraziamo molto per il collegamento so che lei alle 12.30 sì. in punto deve spostarsi da un'altra parte quindi grazie per essere stata con noi e noi andiamo avanti con il nostro festival grazie, arrivederci, un applauso grazie, arrivederci. per la imprenditrice Ecco, allora certamente incertezze, certamente anche però molti spunti di opportunità. La situazione che stiamo vivendo è particolare, non durerà per sempre. Eh, anche Migliorosi ci ha detto, eh, ci sarà un po' meno crescita, un pochino più di inflazione, ma eh, naturalmente questo a bocce ferme, cioè vedremo che cosa, come si sviluppa la crisi attuale. Se sarà breve, come tutti speriamo, eh, sarà poca eh, recessione e poi si riprenderà il cammino precedente e si recupereranno situazioni. Però le difficoltà anche a livello mondiale sono certamente tante e c'è un diretto impatto della situazione geopolitica e geoeconomica mondiale sulle nostre coste. Allora sentiamo adesso Alessandro Terzulli, chief economist di Sace, che introduciamo però con un filmato su Sace per capire insieme cosa fa questa organizzazione. Prego il filmato. Grazie, Quindi SACE sta vicino alle aziende italiane che vogliono andare in giro per il mondo e noi sappiamo che uno dei punti di forza dell'Italia, dell dell'economia italiana è proprio la sua capacità di esportare e siamo un po' a livelli record in questi anni. Alessandro Terzulli, cosa ci dici? Sì. Grazie Enrico per questa introduzione, ma ci tengo a ringraziare Harvard Business Review, eccellenza d'impresa. Per l'invito appunto a partecipare oggi a questa tavola rotonda, ma in generale a questo festival del futuro da cui mi sembra stiano emergendo molti spunti interessanti. Mi associo a quanto detto prima da Emilio Rossi sul fatto che fa piacere vedere che l'economia forse ancora ha un piccolo appeal rock. Questo insomma è interessante, lo vedo anche dalle presenze in sala. Benissimo, ecco a me. Piacerebbe provare a tirare un filo di collegamento un po' tra quanto emerso dalla precedente tavola rotonda sui temi della globalizzazione, il reshoring, il near shoring, il front shoring, chiamo, usiamo tutte queste espressioni qui, quanto anche un po' detto dai migliorossi a livello di cosa osserviamo ora a livello di quadro macroeconomico globale. Allora, cercando un po' di riportarvi alcune riflessioni che poi abbiamo fatto del nostro contributo a macro trends, appunto, un po' su quello che vediamo. Ma noi, come SACE, ma in particolare anche io, ritengo che non siamo entrati in una fase di deglobalizzazione, dove sostanzialmente che cosa intendiamo per questo? In una fase in cui fondamentalmente si ha un'inversione di tendenza alla globalizzazione, ossia a dei mercati a livello mondiale che diventano sempre più integrati, interconnessi tra loro. Ora, se noi cerchiamo di vederlo, questo nei numeri, di sicuro finora, nei numeri non lo abbiamo visto. Possiamo prendere senza entrare troppo nel tecnico un indicatore tradizionale: il grado di apertura degli scambi internazionali, un semplice rapporto tra le importazioni mondiali e il PIL. Vediamo che questo è andato molto su negli anni recenti. A un certo punto si stabilizza, è chiaro: questi due shock hanno prodotto degli effetti, va leggermente giù, ma si stabilizza su dei livelli che sono alti. Quindi oggettivamente vedere un'inversione di tendenza in questo, a mio avviso, è prematuro. È chiaro: abbiamo due shock importanti che non possono essere ignorati, che hanno prodotto un effetto su questo grado di apertura internazionale. Sono però due shock molto diversi tra loro. Vediamo innanzitutto lo shock pandemico, è stato intenso, ha colpito forte, chiaramente ha riguardato sia l'offerta e la domanda, sia riflesso sugli scambi, però così come è stato intenso è stato relativamente temporaneo, uno shock che non è ancora finito, ma se noi guardiamo il commercio internazionale con le ricadute evidenti e importanti sull'export italiano Emilio Rossi diceva no? che potremmo sulla crescita mondiale ritornare su un sentiero pre-pandemia negli anni a venire. In realtà nel commercio internazionale questo è avvenuto. È avvenuto già lo scorso anno. Sull'export italiano questo è avvenuto. Cioè non solo abbiamo recuperato, lo dico tra virgolette, quanto abbiamo perso nel 2020, ma ci siamo reimmessi sullo stesso sentiero di crescita che era precedente allo shock pandemico. Perché questo? Perché lo shock pandemico è chiaramente uno shock non piacevole, è intenso come vi dicevo, ma è temporaneo, è più quasi paragonabile a una calamità naturale, no? All'inizio alle prese con questo shock, che era se volete anche un po' un animale difficile da capire, Tutti, eh, la nostra mente è andata subito alla grande crisi finanziaria globale al 2009, sono due crisi molto diverse. Quella è una crisi finanziaria con origine nel settore bancario e allora volendo un po' citare dei dati andando indietro nel tempo. Non troppo indietro nel tempo, noi vediamo che sostanzialmente il commercio internazionale nel 2009 subisce un contraccolpo forte, a settembre del 2008 crolla Lehman Brothers con tutti gli effetti di contagio a livello globale, nel 10 e nell'11 abbiamo un forte effetto di rimbalzo, dal 12 vediamo che quella accelerazione che ci aspettavamo in questi scambi globali non avviene, o perlomeno non avviene come atteso. Sarà l'anno prossimo? Sarà l'anno prossimo, toccherà aspettare il 2018 per ritornare a essere un po' più dinamici. Allora lì c'è l'idea in effetti di uno shock, no? Sostanzialmente che colpisce e produce degli effetti un po' più permanenti sulla domanda. E c'è una seconda variabile che forse viene un po' più ignorata. Se era giusto nel 2009 proteggere temporaneamente le proprie economie, anche facendo sostanzialmente ricorso a barriere di natura più o meno tariffaria, perché temporaneamente in un grande momento di crisi può aver senso, non ha più senso che dopo il 2011 questo rimanga, eppure rimane, non è solo Trump che ci porta sostanzialmente queste barriere nel 2017, le misure di Trump si innescano in un solco già aperto, di misure sostanzialmente prese per far fronte alla crisi finanziaria, che però poi non vengono rimosse sostanzialmente, nel 2017 gli Stati Uniti queste misure le acuiscono. La pandemia arriva, come vi dicevo lo shock sarà assolutamente temporaneo, il commercio internazionale è già ritornato sul suo sentiero di crescita, chiaramente diverso è lo, è lo shock della guerra russo-ucraina. Quindi chiaramente di fronte a questo shock che è ancora in corso, una guerra violenta, è lecito domandarsi no, sul magari ripristinare, riportare alcune fasi della produzione in patria o in dei paesi vicini. Sì, giusto, chiaramente, questa è una risposta anche per arginare lo shock, le difficoltà nell'approvvigionamento di alcune materie prime, però vanno fatte alcune considerazioni qui, non, non si hanno sempre solo benefici nelle scelte, in economia ci sono dei trade-off, no? sono benefici e costi, quindi indubbiamente l'accorciare le catene del valore in questo momento può dare i benefici, ma ha anche dei costi. Beh, ad esempio non è tutto riportabile in casa, noi italiani le materie prime non ce le abbiamo, se la Russia non ce le dà non è che le prendiamo in Italia o perlomeno in parte le potremmo prendere un po' più in Italia ma di sicuro non sarebbero sufficienti al nostro fabbisogno energetico. Due, nel momento in cui riportiamo tutto a livello domestico, se succede uno shock domestico che succede? Beh, anche lì fondamentalmente possiamo essere... Relativamente esposti a delle vulnerabilità. E poi, tre, non ci dimentichiamo che dagli scambi di alcuni beni intermedi, che sono questi input produttivi che poi le imprese usano per produrre delle cose, chiaro, che sono i prodotti finiti, in questi scambi sostanzialmente noi possiamo accedere a una varietà di beni intermedi, possiamo partecipare a processi di trasferimento tecnologico, che sono quindi anche dei benefici. No? Quindi, allora, un'impresa che si trova a fare queste valutazioni deve valutare insomma, i benefici e i costi del tutto. Arriviamo e cerco magari di chiudere questo primo giro allora sul tema del frame un bel termine che è stato coniato, no? Vi ecco, spieghiamo bene cosa vuol dire, perché non tutti credo conoscono questa terminologia. Esattamente. Allora non parliamo di un reshoring, cioè riporto in casa, nel mio stesso paese di origine, alcune fasi della produzione. Non parliamo di un near-shoring, cioè riporto queste fasi della produzione in dei paesi geograficamente vicini, dove lì il beneficio è anche il costo del trasporto, la consegna, il time to market e così via. Però c'è il concetto del frame shoring, sicuramente una parola affascinante, appealing, ma anche qui. Questa parola è stata usata... Vabbè, in un modo che è stato poi conosciuto al grande pubblico, perché in realtà l'ha usata qualcuno prima, da Gianne Yellen, che è l'attuale ministro delle finanze statunitense, in un convegno all'Atlantic Council, dove l'idea fondamentalmente è che qui non abbiamo solo un tema di conflitto russo-Ucraina, no? cominciamo a vedere un tema di conflitto un po' tra due mondi. E l'idea che in fondo un rischio di questo conflitto possa essere un mondo che si divide in blocchi. No? Ah, se un mondo si divide in blocchi c'è un blocco amico e un blocco nemico fondamentalmente. Il blocco amico è quello sostanzialmente del mondo occidentale. Quindi bene si dice allora gli scambi si restringeranno, avverranno tra i paesi amici, saranno quelli del blocco occidentale con degli equilibri più o meno allargati perché non è più il blocco occidentale pre-guerra fredda. Sì, sì, tutto benissimo. Però ora se questo noi lo intendiamo fare su dei beni critici, strategici nei confronti dei quali posso avere delle vere e proprie mancanze, il conflitto russo ce l'ha detto, può allora avere un senso. Pensate a quanto si sta facendo sui chip, no? cercare un po' di riavvicinare le catene, questo ha un senso. Pensare di farlo su tutto, insomma. E quali sono, insomma, e vado un po' a chiudere, beh innanzitutto ci dobbiamo mettere d'accordo qual è un bene strategico, come lo definiamo, qual è un bene critico. Non ci sono definizioni condivise tra tutti, e allora qui si può insinuare qualcuno che definisce un bene strategico, che strategico non è, semplicemente per erigere delle barriere e mettere misure protezionistiche, che sappiamo molto bene, nel, nel lungo termine, non fanno bene. Qual è il concetto di amicizia? Friend shoring. Gli amici di oggi sono gli amici di domani? Ma insomma, l'abbiamo visto con la Brexit, per carità: lo UK non è diventato un paese nostro nemico, ci tengo a precisarlo, però è un po' meno amico di prima. Senza uscito dall'Unione Europea, tutto il mercato del libero scambio che c'era non c'è più e le imprese stanno accusando insomma alcuni disagi. Gli stessi Stati Uniti con le barriere che sono state rette nei confronti dell'Europa nel 18, nel 19, qualche problema l'hanno creato. E poi da ultimo, e qui chiudo veramente, non ci dimentichiamo che se i processi di integrazione ai mercati mondiali hanno creato delle disuguaglianze, ed è vero, le hanno create soprattutto all'interno di alcuni paesi, ne hanno risolte molte tra i paesi, pensiamo al, pro al processo di affrancamento dalla povertà di molte economie in via di sviluppo che grazie a questi processi di integrazione dei mercati hanno vissuto. Ecco questo non ce lo dimentichiamo, è qualcosa di molto importante. Grazie, come avete sentito sono veramente tantissimi i temi, eh, non possiamo chiaramente svilupparli in maniera particolare, però eh, anche il titolo generale dell'incontro del Festival del Futuro che parla di nuovo disordine mondiale con quel disc, tra parentesi suggerisce che siamo in una fase in cui la eh, integrazione che c'è stata nei primi sette decenni dopo la fine della seconda guerra mondiale, sta lasciando, o ha già lasciato un po' il posto a una fase di minore integrazione o addirittura di disintegrazione dei rapporti eh, internazionali. Ma in tutto questo diciamo, eh, cerchiamo di dare appunto delle prospettive buone, ottimistiche, perché in questa, pur in questa situazione così complessa, se guardiamo all'Italia, se guardiamo alla situazione delle imprese italiane, Certo ci sono le incertezze che sono state fatte presente, certo ci sono delle difficoltà di varia natura, eh, però eh, appunto l'Italia è in un momento particolarmente brillante perché sta crescendo. Se non ci fosse stata la guerra sarebbe cresciuta molto di più, ma stava crescendo eh, a ritmi superiori alla Germania, alla Francia, con dei tassi di esportazione veramente molto elevati, che vuol dire che le imprese italiane competono sempre meglio. Anche sotto il profilo tecnologico, eh, non dimentichiamocelo, su, su, eh, sul piano mondiale, e siamo leader in tantissimi, le imprese italiane sono leader in tantissimi, eh, in tantissimi settori. Ecco, mh, tutto questo naturalmente è in un contesto generale che ci è stato eh, adesso appena, appena rappresentato. Eh, per passare la parola a Alberto Melotti, BPM, quindi una banca. Dobbiamo ricordare che in questo contesto, no, Alberto, ehm, noi usciamo, lo accennava Rossi prima, eh, da una fase di almeno dieci anni di eh, tassi molto bassi, addirittura negativi, in cui il denaro o non costava niente o addirittura eh, qualche, qualche soldino te lo davano per prenderlo, che è una, che è una bestialità, no? per, dal punto di vista poi di una banca è una bestemmia proprio. Eh, e comunque questa fase è finita, adesso siamo in una fase in cui i tassi stanno salendo. Il famoso quantitative easing è finito da un po', eh, gli Stati Uniti hanno aumentato i tassi quattro volte, adesso sì, in un anno, eh, probabilmente ci sarà ancora qualche aumento. L'Europa segue, e eh, quindi il denaro costa di più. C'è inflazione, le imprese hanno delle esigenze, ma naturalmente anche le banche sono imprese e devono far quadrare i bilanci. Bene, in questo contesto, quali sono anche per te, diciamo, gli elementi più, eh, più positivi di questo quadro? Come si Muovendo come sta muovendo il sistema bancario anche nel territorio nostro, questo dove siamo adesso. Quali sono invece le criticità? Bene, buongiorno a tutti. Allora, la domanda è molto articolata e complessa, ma parto un po' dallo scenario. che In cinque minuti, voglio vedere come rispondi. Ecco, assolutamente vediamo. sì. Allora, eh, abbiamo vissuto. Si parlava prima di due cigni neri. Io direi che forse sono tre. Covid, guerra, inflazione e materie prime. Eh, questo ha stravolto i paradigmi. È chiaro che eh, oggi per le aziende forse gli aspetti eh, fondamentali sono l'inflazione, che sta condizionando eh, molto il tema del reperimento delle materie prime e la transizione sicuramente energetica. Eh, quello che ha tratto il quadro eh, prima anche la dottoressa Dalla Vecchia e la sua conclusione mi è piaciuta molto perché è chiaro che lo scenario è a tinte fosche se lo guardiamo, ma lei ha citato il 2022 sarà un anno molto buono e il 2023, i primi sei mesi non sono male. Ecco, questo secondo me oggi è un po' il quadro del nostro tessuto economico, quello che noi come banca stiamo vedendo. Stiamo vedendo delle aziende che hanno saputo in questi anni eh, essere molto resilienti, aziende piccole. Il nostro territorio è fatto per il 95% da piccole e medie imprese, quindi aziende che hanno eh, molto spesso 20, 30, 50 dipendenti, che fanno meno di 50 milioni di fatturato. Sono aziende che. Oggi la crisi in questo momento energetica la stanno cavalcando come opportunità per una transizione energetica e sui temi di sostenibilità e di attenzione all'ambiente, temi che noi come sistema bancario oggi stiamo portando avanti perché in questo momento tutte le banche si stanno attrezzando per avere dei pseudo rating di sostenibilità e dall'anno prossimo cominceranno ad impattare sostanzialmente anche in una richiesta di rendiconti finanziari e di rendiconti di sostenibilità, quindi delle politiche che le aziende stanno mettendo a terra. È chiaro che lo scenario dell'inflazione è un qualcosa che... Eh, noi non eravamo più abituati. Oggi siamo tornati a livelli di inflazione che sono paragonabili a quelli degli anni 80-90. È uno scenario di inflazione che è stato dovuto, a mio avviso, per una politica forse eccessiva di tassi negativi per un periodo perdurante oltre sei anni. In cui a sostenere l'economia i tassi sono stati portati a zero in America, addirittura a meno 0,58, 0,60 nell'area euro, e il mercato è stato inondato di liquidità. Poi è accaduto il Covid. Il Covid è stato il, cigno, il primo cigno nero che ha obbligato le, uni, le autorità monetarie, Fed, BCE, la banca centrale inglese, ad operare, iniettare massa monetaria e poi c'è stata per la prima volta, forse mai in passato era avvenuto, un coordinamento di tutti i paesi per andare a fare una politica fiscale. Tutto questo ha aumentato una situazione già latente di inflazione che è esplosa nell'anno 2021. Nel 2021 ricordiamo sempre che nel simposio di Jackson Hole a fine estate, qualcuno definì l'inflazione che già a quel tempo cominciava a vedersi come un'inflazione che era temporanea. Purtroppo è stata una profezia che non fu particolarmente azzeccata. E quindi arriviamo ai primi mesi di quest'anno, lo scoppio della guerra è la miccia che fa detonare e manifestare nella sua forza l'inflazione e quindi l'intervento molto forte, drastico, delle due banche centrali. Dobbiamo però distinguere l'inflazione tra l'inflazione americana e l'inflazione dell'area euro. Nell'area euro abbiamo un'inflazione da offerta, prevalentemente da prodotti energetici, quindi il tema del petrolio, il tema del gas, molto, il tema delle materie prime, materie prime che avevano ha avuto un forte surriscaldamento sur dei prezzi per la forte domanda in uscita dell'economia mondiale dalla crisi Covid dell'anno 2020. Da un punto di vista invece degli Stati Uniti l'inflazione è un'inflazione da domanda, è un'economia che va molto bene, un'economia che sta crescendo da parecchi anni, ha una dinamica salariale che in Europa invece non c'è, gli Stati Uniti negli ultimi due anni hanno avuto una dinamica salariale mediamente di un 5 punti, 5 punti e mezzo, quindi hanno una situazione di disoccupazione praticamente nulla, tasso fisiologico, quindi sostanzialmente gli, gli aspetti sono diversi. Questo ha portato la Federal Reserve ad essere molto aggressiva, la Federal Reserve ha portato i tassi da 0 al 4% che abbiamo in questi giorni, sostanzialmente in 6-7 mesi mai in passato era accaduta una manovra finanziaria così violenta. Ciò ha portato l'Europa a doverla seguire perché nel frattempo abbiamo visto il cambio euro-dollaro passare da 1,13 a 0,96. Questa situazione è stata una situazione che ha portato in Europa la BCE a rialzare i tassi, a portarli a livelli attuali al 2%, al 2% probabilmente. L'ultimo rialzo di quest'anno lo vedremo la settimana eh, prossima eh, e dalle nostre stime e da quello che sta emergendo dai verbali dei vari membri della BCE probabilmente atterreremo a due punti e mezzo. Quello che però ecco, stiamo vedendo oggi, e questo ha avuto un riflesso sul costo del denaro, naturalmente ricordiamo che noi come Paese siamo passati da un Euribor, quindi il tasso di riferimento del denaro a breve termine che... A inizio anno era 0, meno 0,58, quindi tasso negativo, ai, tassi, ai valori attuali oggi di 1,90. Ecco, sembra un rialzo elevato, sicuramente per l'arco di tempo in cui è avvenuto è tale, ma ricordiamoci che noi come Paese in passato eravamo abituati a ben altro livello di tassi, tanto per essere chiari. E ritengo che oggi sicuramente questo impatti sulla dinamica eh, di bilancio delle nostre aziende, ma non sia questo l'elemento discriminante, tanto per essere chiari. Se devo tracciare un po' un quadro sul tema della dinamica dei tassi, quello che stiamo vedendo è che lo dicevano un po' tutti eh, eh, gli altri interlocutori che hanno parlato. Oggi la dinamica di tassi che stiamo vedendo è una dinamica che probabilmente sta raggiungendo il nostro punto di vista è che con la metà dell'anno prossimo vedremo il picco massimo del livello di tassi e questo sulla base di un fatto che negli Stati Uniti l'ultimo dato uscito a ottobre dell'inflazione, l'inflazione sta rallentando. L'inflazione scende a ottobre a un 7,7% rispetto a un 8,1% del mese di settembre e rispetto a un dato di consensus degli analisti che diceva 7,9. In Europa abbiamo una situazione inversa, in quanto abbiamo un surriscaldamento ancora dell'inflazione e in Italia l'abbiamo vista quasi vicino all'11%. Il dato proprio però dell'America, che in questo momento rimane il paese guida nelle politiche monetarie di una discesa dell'inflazione, ci fa dire che probabilmente la Federal Reserve sarà nei prossimi mesi meno aggressiva nella politica monetaria. È chiaro che sentendo un po' i vari economisti, i vari presidenti delle due banche federali, BCE e Federal Reserve, qualcuno parla di una recessione modesta. A nostro avviso, con i dati che ancora oggi possiamo dire... Ci sarà un rallentamento economico. Sono molto più in linea con la eh, dottoressa Dallavecchia, dicendo che ci sarà un rallentamento, ma se è recessione, sarà esclusivamente una recessione tecnica. Ricordiamo sempre per il nostro paese che la resilienza, la velocità di adattamento delle nostre aziende sarà ulteriormente implementata nell'anno prossimo e nei prossimi anni dal tema del PNRR, e questa sarà un'occasione più unica che rara. Per implementare da un punto di vista strutturale, digitale, il nostro paese. Quindi un quadro a nostro avviso non così negativo. Non così negativo, che è un po' il consenso generale, per cui effettivamente un po' tutti ci aspettiamo che ci sia un. Quel famoso due, tre, quando si dice recessione tecnica per chi non è eh, economista significa due trimestri di crescita negativa eh, e quindi una recessione che tutto sommato diciamo benevola o benigna non lo sono mai ma non sono quelle che durano anni eh, e poi si dovrebbe riprendere un cammino sia pure modesto. Di crescita per il 2023 ma al di là di quelle che sono le congiunture volevo chiedervi con un secondo rapidissimo giro perché ormai siamo quasi vicini all'ora di pranzo che è sacra naturalmente ehm, il, il tema dell'inflazione, almeno Emilio, se puoi sviluppare un attimo il tema dell'inflazione, perché come ha detto adesso Alberto, ehm, ci si può aspettare che eh, l'inflazione tenda a recedere perché i motivi che l'hanno scatenata sono diversi, ma tendono un po' a rientrare sia per l'energia che per le materie prime. Eh, naturalmente rimane l'incognita della guerra ma se diciamo al netto della guerra comunque pensiamo eh, che possa andare in questo modo il che naturalmente se, eh, se puoi fare un commento anche su questo potrebbe riportare indietro la tendenza all'aumento all dei tassi di interesse anche se è condizionata diciamo, dai quei famosi 7-10 anni di eccesso di generosità delle banche centrali Ah, intanto premetto che sono eh, assolutamente d'accordo con il 99,9% di quello che, che, ha, eh, che, che avete sentito da, da poco sul, sull'analisi della parte eh, inflazione e eh, politica monetaria. Eh, quello che è successo è esattamente quello che ha raccontato poco fa, eh, non mi ricordo il nome, Alberto. Eh, su quello che riguarda l'inflazione, forse noi siamo un po' più ottimisti, nel senso che eh, pensiamo che siamo più o meno nell'area del, del picco di inflazione in questi mesi. Eh, perché questo? Ma, intanto perché c'è un effetto base. L'effetto base si intende il confronto con il periodo per dell'anno precedente. Eh? Allora, l'anno precedente i prezzi erano molto alti, cioè quando arriveremo... Al primo o al secondo trimestre del 2023, quei mesi, confronteremo il livello dei prezzi con il livello dei prezzi di un anno prima. E a quel punto, già a marzo-aprile, confronteremo il livello dei prezzi del 2023 con il livello dei prezzi del 2022, che erano alti. E quindi l'inflazione scende per un solo fatto statistico, già soltanto per questo. No? Il gas dovrebbe continuare a raddoppiare, a triplicare, ha avuto momenti di aumenti del 1000%, quindi no, questa, questo non, è, non, non succederà. Quindi c'è già questo effetto che statisticamente riduce l'effetto. Poi ci sono anche degli indicatori recenti che ci stanno dicendo, per esempio, che le problematiche eh, di eh, offerta, nel senso delle catene di eh, offerta, no? i supply bottlenecks, eh, stanno in qualche modo sono in via di risoluzione c'è molto meno problematica di questo tipo eh, il, la problematica del prezzo del gas è anche si sta risolvendo con una serie di interventi sia sul modo in cui va calcolato il prezzo del meccanismo di trasferimento del prezzo del gas, al prezzo dell'elettricità, c'è tutta una serie di interventi che consentiranno anche a questi effetti esogeni eh, di essere tenuti sotto, sotto controllo. Ci sarà poi anche un effetto di contenimento della domanda perché pur avendo avuto un periodo molto lungo di eh, crescita della liquidità, però adesso le manovre che vengono fatte dalla politica monetaria, mi riferisco soltanto alla BCE per fare l'esempio più semplice, insomma eh, siamo sicuramente in qualche modo il meccanismo di trasmissione è ormai di, di, questi, eh, di questi interventi di aumento dei tassi di interesse che diceva prima. Eh, sono, ormai i tempi sono maturi no? quindi un certo contenimento di, anche di domanda, lato della domanda ci sarà anche per questo effetto quindi diciamo che noi, la previsione per il, eh, di, di, di inflazione più o meno per, per l'anno prossimo è che eh, avendo raggiunto adesso il picco finiremo l'anno forse intorno al 3% con una media dell'anno 2023 intorno al 5%, ecco, adesso poi Avendo fatto tutto quel discorso che ho fatto prima sulla complessità del momento, mettersi a ragionare sui decimali diventerebbe ridicolo, no? però so, gli ordini di grandezza dovrebbero essere questi. Cioè. Eh. Quindi, tendenza a decrescere e ti aspetti che anche i tassi di interesse seguiranno? Eh, certamente, tassi, certamente. Anche certamente. qui, per chi non è particolarmente versato in economia, il costo del denaro oggi è abbastanza sensibilmente più, più alto rispetto agli anni scorsi e, e questo naturalmente frena un po' l'attività economica, ma potrebbe eh, scendere nei prossimi mesi, sicuramente stiamo arrivando al picco. Sì, peraltro ecco. sui tassi di interesse è bene ricordare che comunque i tassi di interesse reali sono ancora fortemente negativi, Certamente. quindi ecco, la, la politica è restrittiva ma non tanto ma quanto... Ma non così restrittiva, ecco. certamente. Ecco, da un punto di vista invece del quadro mondiale, del quadro internazionale, visto che stiamo tutto sommato tracciando una, una prospettiva abbastanza eh, buona, insomma, non così eh, problematica. Alessandro cosa ti aspetti? Cioè è chiaro che la, la guerra, il reshoring, tutte queste cose, la, 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 il cambiamento delle catene di eh, fornitura, eh, il protezionismo sono tutti elementi condizionanti, ma tutto sommato non siamo anche qui particolarmente negativi. Come eh, quale quadro tracciate come sace? Sì, esattamente, proprio per ricollegarmi a quanto dicevo prima, insomma, fortunatamente non siamo ancora in una situazione in cui il mondo si sta già dividendo a blocchi, che perché i rischi di una divisione a blocchi sono forti, alcuni addirittura auspicherebbero che questo avvenisse, però poi tocca farsi i conti bene. Noi siamo un paese fondamentalmente esportatore l'export sostanzialmente ha dato molto alla nostra crescita negli ultimi anni, chiaramente in un mondo blocchi non abbiamo molto da guadagnare né in termini di dinamica nelle esportazioni ma nemmeno in termini di benessere sociale perché il fine ultimo perché poi si scambiano beni è anche quello di aumentare sostanzialmente il benessere sociale della comunità, delle persone ma arrivando a temi un pochino più <coughs> concreti, inflazione ed export fondamentalmente no? noi siamo usciti con le nostre previsioni sull'export Italiane che facciamo ogni anno a metà settembre, e il titolo è stato Caro Export, caro da due punti di vista: uno, per il motivo appunto l'importanza che ha sulla crescita italiana, due, perché l'effetto dell'inflazione chiaramente si sta vedendo. No? Allora, do pure magari qualche numero per dare delle coordinate. Innanzitutto, una prima notizia buona è che l'Istat l'altro giorno ha rivisto a novembre il dato del 2021 complessivo. Il nostro export nel 2021 è cresciuto del 18,2%, che non è poco, e ci ha detto che invece di essere cresciuto del 18,2% a 516 miliardi di euro complessivi, questo l'export di beni, è cresciuto del 19,2% a 521 miliardi. Quindi c'è stata una revisione al rialzo. Il 2021 è andato ancora meglio insomma, di quanto ci si potesse aspettare. Come sta andando il 2022? Abbiamo dati sui primi 9 mesi completi, 10 parziali. Beh, stiamo viaggiando sopra il 20%, però attenzione queste sono dinamiche in valore, c'è cioè una componente di prezzo e una di quantità. No? La componente di prezzo chiaramente sta dominando, la componente in volume è pressoché nulla. Questo diciamo, fattore caratterizzerà l'intero 2002. Non è di per sé negativo, perché fondamentalmente vuole anche dire che le imprese esportatrici hanno una capacità, per la qualità anche dei beni che producono, di ribaltare a valle i maggiori costi che sostanzialmente stanno subendo. Laddove però questo è possibile solo parzialmente, è chiaro che c'è un'erosione dei margini per le imprese, che nel breve è sostenibile, nel medio-lungo potrebbe dare qualche problema in più. Chiudo dicendo. Fondamentalmente che in questo contesto noi siamo positivi sul 2023 dove chiaramente l'export non crescerà al 20% ma prevediamo un 5% con un riequilibrio tra la componente di prezzo e quantità. Siamo positivi perché vediamo dei mercati che fondamentalmente non solo non subiranno ripercussioni negative dal conflitto russo-Ucraina, anzi stanno vedendo la loro domanda crescere in seguito a quel conflitto vediamo bene alcuni mercati del golfo gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia il Qatar stesso dove ora si giocano i mondiali vediamo bene alcuni mercati asiatici soprattutto l'India un mercato che sta andando molto bene in parte la Cina che quest'anno non va particolarmente bene ma già dall'anno prossimo dovrebbe recuperare con le dovute proporzioni mercati come il Vietnam, in America Latina il Messico, la Colombia, gli stessi Stati Uniti che attraverseranno una recessione li vediamo guidare bene Anche alcuni paesi a noi più vicini, la Spagna ad esempio, dove noi possiamo dare molto nel loro processo ad esempio, di transizione energetica in termini di prodotti, delle apparecchiature elettriche e così via. Benissimo, Alberto, credo che siano sia da parte di Rossi che di, eh, che di, che di Terzulli delle considerazioni. Abbastanza tranquillizzante nel complesso, ancora una volta dal punto di vista delle banche non siamo in una situazione di credit crunch, non c'è eh, chiaramente limitazione di scarsità di risorse, ma ci sono delle situazioni di sofferenza che voi vedete in questo momento che emergono dalla, diciamo, dalle limitazioni, insomma, dalle criticità che si sono sviluppate negli ultimi mesi, oppure eh, sia nel territorio che a livello più ampio, insomma la situazione è ancora abbastanza tranquilla. Certamente, allora... Eh, noi devo dire che allo stato attuale non abbiamo un segnale di deterioramento della qualità del credito, anzi finora abbiamo percentuali di decadimento veramente molto molto basse. Quindi eh, su questo. Ci fa dire di essere moderatamente ottimisti. È chiaro che il nostro regolatore impone in questo momento eh, grande prudenza nell'analisi della situazione, però le nostre aziende stanno reagendo molto bene in quanto sono aziende molto export orientate e se eravamo molto dipendenti dalla Germania che è oggi il paese che nell'area euro soffre maggiormente, le nostre aziende hanno compensato con la svalutazione del nostro della nostra valuta nei confronti del dollaro per poter aprire nuovi canali sui mercati dell'area dollaro. Quindi non siamo preoccupati su questo aspetto. L'unico punto di attenzione, non l'abbiamo mai accennato, è che noi guardiamo con, quanta, con tanta attenzione al mondo delle famiglie, perché, perché è lì che secondo me eh, ancora non vediamo gli effetti eh, dei prezzi energetici, tanto per essere chiari perché lo vedremo sicuramente nei prossimi mesi, non c'è, come ho detto prima, in Italia da tanti anni di dinamica salariale e soprattutto eh, stiamo attenzionando molto la tenuta della domanda. Quindi questa sarà la cartina di tornasole che ci potrà dire come sarà la reazione del mercato interno. Certo, e questo è molto centrato in questo momento perché anche il governo ha come compito quello di sostenere in un momento di difficoltà anche i redditi delle famiglie, nei modi giusti naturalmente, non nei modi sbagliati, come spesso abbiamo visto in questi ultimi due o tre anni, e quindi anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Bene, eh, abbiamo concluso anche questa eh, tavola rotonda. Forse noi non abbiamo ballato rock and roll eh, no? come il precedente eh, oratore, come Ceccaroni. Ma almeno mi auguro che sia stato un foxtrot o una roba di questo genere. Insomma, abbiamo cercato di stare un po' sul versante ottimistico nella descrizione di quelle che sono non solo la situazione, ma anche le prospettive dei prossimi anni. Anche perché abbiamo qui molti ragazzi, molti giovani, molti studenti che aspettano solamente di eh, capire in che direzione andrà l'economia e anche il loro lavoro. Su questo tema, dove andrà il lavoro, dove andranno le competenze nei prossimi anni e in che direzione occorrerà concentrarsi, avremo poi la tavola rotonda finale che sarà interessantissima e per cui consiglierei a tutti ecco, di fermarsi per seguire questa, questa tavola rotonda.